Dantafon, oggi parliamo di Asus Zenfone 3, un terminale dalle dimensioni compatte, infatti è un 5 pollici e 2, display super IPS Full HD, molto luminoso, piacevole da vedere, Snapdragon 625, in questa conformazione abbiamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile sacrificando uno slot della SIM abbiamo una micro SIM ed una nano SIM. Se non volete utilizzare la nano SIM, potete sfruttare lo slot per l'espansione di memoria. La cam è da 16 megapixel. Abbiamo visto che ci sono parecchi problemi di gestione della luce, soprattutto nel video. Oggi abbiamo fatto un cambio di luce abbastanza repentino e non è riuscito ad adattarsi. Ahimè, il video da un certo punto in poi è diventato completamente buio e questa è una cosa che non riesco a capire. Per quanto riguarda l'assemblaggio, è veramente di buon livello, è tutto vetro e metallo. Il peso, ribadisco, è molto contenuto, anche le dimensioni. Infatti, portato all'orecchio non dà alcun fastidio. Siamo su circa 145 grammi, se non ricordo male. USB Type-C. Purtroppo, anche in questo caso, come sullo Zenfone 2, i tasti non sono retroilluminati. Ok, che sono tre tasti e uno, meno male se li ricorda, però al buio si fa anche un pochettino fatica a vederli e questa è una pecca che non capisco perché non venga risolta. Per quanto riguarda la parte telefonica, assolutamente di buon livello, la ricezione è ottima, sempre ben presente e anche la batteria, seppur mi sembra sia da 2600 mAh, ora vado a memoria, ci conduce a sera anche con un uso particolarmente intenso. Insomma, un terminale adatto per uso lavorativo con un buon volume anche. Ribadisco il fatto che la fotocamera secondo me va un attimino aggiustata, una 16 megapixel, abbiamo l'autofocus laser, abbiamo dual flash e dual tone, insomma, quindi a livello hardware è messo bene. Probabilmente va un attimino ottimizzato il software e soprattutto nelle situazioni in cui c'è o un cambio repentino di luce o la luce un pochettino scarsa. Penso avrete visto la prova sul blog e altrimenti se non l'avete vista andate a vederla così vi farete un'idea. Spostiamoci al banco e vediamolo da vicino. Ok, vediamolo da vicino. Qui possiamo vedere i tasti, ripeto, non retroilluminati, back, home e multitasking. Tra l'altro io sono abituato ad avere il back sul lato destro, quindi mi mette un po' in difficoltà. Qui abbiamo lo speaker del volume, il microfonino, ingresso USB Type-C. Da questo lato abbiamo l'ingresso per le due SIM o micro SIM più nano SIM o micro SIM più espansione di memoria micro SD. Qui sopra abbiamo jack da 3,5, noise reduction, bilanciere del volume, tasto di avvio e spegnimento standby. Sul retro abbiamo la sua cam da 16 megapixel, lettore di impronte, autofocus laser e dual flash dual LED. Insomma, un bel terminale, devo dire che anche in colorazione bianca non mi dispiace, generalmente colorazione bianca i terminali non mi piacciono, ma questo devo dire che ha un suo perché, ha una sua certa eleganza. Andiamo ora a sbloccarlo, vediamo, la luminosità è un po' elevata, direi di abbassarla perché il display è un super IPS, devo dire molto luminoso, qui possiamo vedere, abbiamo tutti i vari toggle e qui le classiche impostazioni di Asus. Una cosa che contesto un po' Asus è il fatto di riempire i terminali di programmi. Quando voi andate a configurarlo, vi ritroverete una marea di programmi, Zen Flash Camera, Zen Phone Care, Zen Talk. Insomma, a mio modo di vedere sono un po' tanti. Sì, si possono disattivare, però la cosa a mio parere risulta un po' fastidiosa. Sentiamo la parte telefonica. Vi ho detto che dal vivo si sente, cioè dal vivo, scusate, la ricezione è veramente buona. Andiamo a sentire la SIM 1, che in questo caso è 3. Andiamo 3 e Vodafone in questo momento inserite. Buon audio. Consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1 per proseguire Devo su. dire che l'audio è di buona qualità, sentiamolo in un brano musicale. Non è potentissimo, però a mio modo di vedere è equilibrato. Ribadisco, audio non elevatissimo, ma di buona qualità e ben equilibrato. Prima di vedere la fotocamera, proseguiamo con il display, vediamo come si vede col nostro 4, solito 4K.
96 fps, lo ripeto sempre, vabbè, mi interessa o meno. Guardate come è un bel display, veramente super IPS, buonissima luminosità, colori piuttosto fedeli alla realtà, ma questo lo andremo a vedere meglio nelle nostre solite immagini campione. Ovviamente, essendo un IPS, non può essere nero assoluto, però ovviamente avendo i bordi bianchi sembra più nero di quello che è. Anche qui buona luminosità, buona definizione, non c'è saturazione del giallo, che palle quando fa così, potevo mettere un'altra galleria, scusatemi. L'azzurro devo dire che è azzurro, non spara in maniera particolare, e anche il rosso devo dire che ha una buona gradazione. Ora, questa galleria fa veramente pietà, scusatemi. In ogni caso avete visto che i colori sono fedeli alla realtà. Ahimè, la cam non è proprio il massimo. Questa è venuta fuori un po', vedete, tende a perdere un po' i contorni. A onor del vero, non era una giornata, insomma, no, è vero, stamattina c'era il sole. Qui abbiamo una discreta definizione. In esterno non ci si può lamentare. Ecco perché adesso qui funziona lì, no? In interno qui ha una discreta definizione. Qui ha tenuto abbastanza bene. Qui mi ha bruciato completamente la foto, il flash è troppo potente e qui insomma ci sono, cominciano a vedersi delle magagne. Questo vabbè è ciccio, si vede bene. Questo è il video di cui vi parlavo, ma andate a vederlo. Qui come vedete, nonostante i soggetti siano ottimi, non sono ben definiti, tendono ad essere un po' fuschi. Anche qua come vedete l'officina del fratello di Lucio e del papà di Lucio risulta essere un po' troppo scura, quindi bisogna migliorare la definizione per quanto riguarda la luce scarsa. Direi che la fotocamera in questo momento è, se dovessi dargli un voto, direi poco più che sufficiente, 6,5, non oltre, non mi soddisfa, ma aspettavo, sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio. Però vabbè, ribadisco, l'hardware c'è, adesso bisogna lavorare sul software per migliorare queste cose. Poi potete vedere, abbiamo il classico drawer, la velocità di sistema è buonissima, lo Snapdragon 625 è veramente un bel processore e per niente energivoro, ribadisco che con una 2006 arriviamo a sera con uso intenso. Vediamo un po' com'è nel browser, andiamo a riaprirlo, tanto qui sopra potete notare le SIM 1 e 2, abbiamo messo i dati sulla 1, un secondo che finisce di aprirsi, ok, vedete il pannello ha una buonissima reattività, segue bene il movimento delle mie dita e anche il doppio tap ha una buona reattività. Facciamoci una partitina ad Asphalt per chiudere, qui potete vedere che abbiamo la suite per i giochi, l'abbiamo già vista. Beh dai, devo dire che sono abbastanza soddisfatto delle luci. Abbiamo questo ombra penombra, però finché non recupero due faretti decenti, accontentiamoci di questo. Gioca. No, non volevo questo, perché volevo giocare con la Focus RS. Non voglio che mi scarichi i dati, perché li avevi già scaricati. E Asphalt tutte le volte sempre la solita menata. Ho giocato ieri, oggi si mette a scaricare i dati. Vediamo se ce la facciamo. Allora. No. Niente, dai. Scegliamo un altro circuito perché con questo non ne vuole sapere. Sì, dai, giochiamo con la macchina più scrausa che abbiamo. E scusate, ogni tanto questo piglia. Se non giochi per una giornata ti ritrovi con dati su dati su dati e vabbè. Portate pazienza. Adesso vorrei cercare di stare il più a poco possibile. Ok, ce la possiamo fare. Vediamo se il display è sensibile, direi proprio di sì. Appena si tappa recepisce immediatamente. Anche il frontale è stato recepito immediatamente.
Stasera sono sullo stanco andante, infatti sto giocando da schifo. Vabbè, vado a farmi un giro qua sotto. Io salto, voi fate quello che volete. Ok, dai, chiudiamo qui perché è inutile andare avanti. Insomma, alla fine un terminale solido, buonissima ricezione, buonissima autonomia, bel display luminoso, ottimo anche l'audio, buonissima la velocità di sistema e due pecche. Fotocamera da migliorare gli scatti con luce, diciamo, non ottimale, e sti cacchio di tasti retroilluminati, passatemi il termine, bisogna inserirli, dai, c'è niente da fare, non esiste che siamo... con un terminale di questa fascia con i tasti che non sono retroilluminati. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Font.